Buon pomeriggio, è mercoledì, è il giorno di Mercurio. Scelgo questo giorno di Mercurio proprio per augurarmi a me e a voi una nuova avventura. Mercurio è il messaggero degli dèi e adesso in nome di Mercurio io vi annuncio che d'ora in poi, anziché fare una volta alla settimana la rubrica sul mio dottore, faremo una rubrica di lettura dei miei libri. E stasera cominciamo proprio con la lettura del libro che ho fatto per primo, cioè La conoscenza. Anche perché sia questo libro qui, che non riesco a farvi vedere per bene, vediamo se ci riesco, questo, che è stato il primo libro che ho fatto, sia l'altro libro subito dopo, prevedeva una collana tra scienza e fede, che è quella dell'intelligenza emotiva, hanno prodotto una trasformazione straordinaria in chi l'ha letto, e quale questo ragazzo che ogni tanto, e con parsimonia purtroppo, interviene quando chattiamo sulla mia pagina Facebook, e stiamo a confrontarci su qualche posto, su qualche altra cosa o su qualche argomento, e lui interviene. Ma i suoi interventi sono estremamente illuminanti. Beh, ora c'è un'altra ragione per cui proprio oggi intervengo, perché leggendo, avendo pubblicato quello che ha scritto un mio paziente, e sono stato io a dirgli: pubblica questa cosa qui, guarda che ho scritto, guarda che ho fatto, guarda qui, guarda là. E io ho detto: pubblichiamolo. Ma ho visto che, non essendoci un preambolo, una cornice, quello che dice questo ragazzo, stranamente, dato che io ho addestrato molto bene quelli che vengono alla mia scuola e tutti quelli che mi frequentano alla critica, beh, i miei seguaci hanno appuntato il rasoio di Occam anche contro questo che è un allievo come gli altri, come tutti gli altri. E io ho fatto pubblicare questa sua riflessione perché è uno dei tanti allievi che mi sta dando delle grandi soddisfazioni. È un ragazzo che è in rapporti travagliati con le ragazze, finalmente riesce a fare un discorso particolare con una ragazza. Attenzione, leggetelo. E leggete soprattutto cosa dice a questa ragazza, perché lì è importante capire. E fatevi i conti. Se avete de dei grossi problemi, se abbiamo avuto dei grossi problemi con una ragazza o con un ragazzo, siamo capaci di dire a un altro ragazzo o un'altra ragazza quello che dice questo ragazzo, a questa ragazza qui? Questa specie di consiglio, non consiglio in fondo, ma soprattutto da cui, da questo consiglio, non consiglio, cosa emerge? Beh, quando una persona parla, noi dobbiamo capire da quale presupposto parla. Quel discorso fatto, quel colloquio con quella ragazza, quel modo di colloquiare con quella ragazza, parla di questo ragazzo e parla soprattutto di una cosa,
Ma voi, donne e uomini che siete, siete capaci di fare lo stesso discorso a qualcuna o a qualcuno? Che con un discorso in quel modo, a qualcuno o a qualcuno, si può fare solo se io sono disposto a tutto. Se io sono disposto a farmi odiare, se no non riesco a fare un discorso del genere a una persona con cui ho interagito e forse ho anche amoreggiato. Alla base di quel discorso c'è il coraggio e soprattutto c'è l'esperienza che posso fare, sono io che amo qualcuno e posso fare a meno di qualunque amore. Se no non riesco a fare un discorso di quel tipo. Tenete conto, provateci voi a fare un discorso del genere a qualunque ragazza a cui tenete o a qualunque ragazzo a cui tenete. Provateci, a fare questo discorso. E vi accorgerete che per fare un discorso del genere a qualcuno con cui siamo stati coinvolti, sentimentalmente, bisogna seriamente essere saggi, o almeno momentaneamente saggi, perché bisogna avere il coraggio di farci odiare per poter fare un discorso in quel modo. Ti faccio un discorso, in quel modo l'altra come potrebbe reagire? Beh, ho visto alcuni interventi, soprattutto da parte di qualche ragazza, che in effetti dovrebbe metterci in evidenza proprio il fatto che questo ha avuto proprio coraggio. Questi interventi da parte di qualche ragazzina, di qualche ragazza, che si è lamentata, ha subito criticato dicendo, insomma, com'è che vuoi fare? Com'è che la tratti in questo modo? Se io fossi lei ti farei questo, ti farei quest'altro. Ecco, queste reazioni ci dicono e ci parlano del coraggio di questo ragazzo. E pur essendosi coinvolto con questa ragazza, alla fine, è capace di parlare, sì, no, no. Leggete tutto, leggete e meditate, mettetevi nei suoi panni e cercate, mettetevi anche nei vostri e cominciate a dire, ma io, o io sia donna, che sarei capace di dire a qualcuna o a qualcuno con cui mi sono coinvolto emotivamente le stesse cose che lui ha detto a quella sua ragazza? Sarei capace? È lì. Si vede chi siamo. Se siamo a parlare sì, no, no, sempre e comunque, al di là di ogni moralismo, vedete? Gli interventi sono piuttosto moralistici, anziché un intervento che tiene conto, della saggezza delle persone. Sa parlare se sì o no? Sì. E allora? Come si fa a parlare se sì o no? Solo se sono disposto sanamente a lasciare che l'altra con cui sono coinvolto possa odiarmi. Siete capaci a dire tutto quello che volete a una persona lasciandola poi libera di odiarvi? Siete capaci di amare e lasciare libere le persone di odiarvi? Allora, vedi, questo libro è importante perché è alla base della mia teoria, e riguarda soprattutto quest'organo, perché la saggezza riguarda quest'organo, non è istruzione. Conosci te stesso, cioè conosci quest'organo, quello che quest'organo può fare e non può fare. E dopo che conosci bene quest'organo, poi puoi metterti lì
a ragionare sia della realtà esterna, delle relazioni umane, o di altro, o di tutto quello che accade fra gli uomini a questo mondo e anche di Dio. Ma dopo che abbiamo fatto una profonda analisi di come funziona quest'organo. Beh, non voglio dilungarmi troppo. Vi leggerò una pagina e mezzo, e vedrete, il mio modo di approcciare. È incredibile, dico, che la scienza moderna, che scandaglia l'universo, gli abissi dei mari, conoscendone anche i segreti, rimanga sconosciuto proprio lo strumento principe della conoscenza, il cervello. Attenzione, noi parliamo di tutto, però tutti i santoni, tutti qui, tutti là, tutti gli imbonitori, tutti gli psicoterapeuti, tutti gli psichiatri parlano di tutto, ma stranamente non parlano del nostro cervello, di quello che lui può fare e che cosa non può fare. E quando si danno dei consigli non si tiene conto dei limiti di quest'organo, ma l'uomo, l'evoluzione dell'uomo, la funzione umana, il cervello tipico della specie umana, è questo che deve saper fare, interrogarsi se quest'organo da qui in giù che abbiamo in comune, con i nostri amici animali mammiferi, è in grado di fare, o di non fare ciò che noi desideriamo fare, o di poter vedere e conoscere ciò che noi desideriamo conoscere. Se chiedo infatti, come spesso ho fatto, a medici, psichiatri, psicologi, come mai di notte, ecco, questa è la domanda che ho fatto a loro, ma fatelo anche da voi, come mai di notte, quando sogno e ho gli occhi chiusi, attenzione, qui bisogna essere sinceri. Non bisogna imbrogliarci. È molto forte la tendenza a imbrogliarci, anche questo c'è da andare a analizzare il perché. Ed ho gli occhi chiusi, io vedo il mare, le persone, gli alberi, che non ci sono, perché li vedo. Molti danno risposte per loro esaustive, del tipo: il cervello immagina, associa, e io dico sì, va bene, ma anche in questo momento noi immaginiamo e associamo, e se associamo, accenniamo al mare, associamo e vediamo, noi immaginiamo, ma non vediamo il mare. Attenzione a questa piccola differenza, di non confonderci. Quando sogniamo, noi vediamo. Attenzione, noi vediamo il mare, non immaginiamo il mare. Per cui intorno alla domanda, come mai, ritorno alla domanda, come mai in sogno vediamo, sentiamo, tocchiamo, odoriamo, gustiamo cose che non ci sono? In altri termini, in sogno noi usiamo tutti i nostri sensi, così come li usiamo durante la veglia. Se chiedo agli psicologi, ai neurofisiologi, ai medici, come funzionano i nostri cinque sensi e come avviene la percezione, ricevo risposte che parlano di recettori sensoriali che vengono in contatto con stimoli di varia natura. Mi parlano del potenziale d'azione, in particolare, un particolare stato, questo potenziale d'azione, della membrana del recettore sensoriale, visivo o qualsiasi altro senso,
mi parlano di ioni negativi e positivi e di come uno stimolo che tocca il recettore, fa scaturire questo potenziale come se fosse, fa scattare questo come se fosse un grilletto, di un fucile. Gli ioni negativi, interni alla membrana del recettore passano all'esterno e quelli positivi vanno all'interno e tutto ciò provoca la formazione di uno stimolo elettrico che attraversando la catena dei neuroni va dal neurone centrale che ha la capacità di decodificare, confrontare e memorizzare. Tutta questa spiegazione, anche se estremamente semplificata, mi trova concorde, attenzione. Ho dato io una spiegazione, ma non è che ho quella risposta lì. Magari avessi la risposta da tutti gli psicologi quando chiedo come mai, noi vediamo e che cosa succede. Non l'abbiamo quella spiegazione lì, perché tutti sanno già. Come si vede, che cosa si vede, che cosa si dovrebbe vedere e che cosa, per quale buona ragione noi ragioniamo. Addirittura qualcuno mi parla di un livello di coscienza in cui noi arriviamo a vedere un cervello che è fuori di noi e a cui attingiamo le nostre conoscenze. È qualcosa di totalmente assurdo. Come dire. Non c'è la risposta al fatto, vedi, questa risposta che ho data, e che è mia, che qualcuno, un neuroscienziato, è in grado di darmi, è strettamente aderente a come, i cinque sensi percepiscono gli stimoli esterni, come li elaborano, come gli altri neuroni, quelli della memoria, li riconoscono e a loro volta elaborano dati. Il punto di divergenza tra me, e gli altri sta nel fatto che i miei interlocutori, ma anche i più qualificati studiosi delle neuroscienze, sembrano concordare sul fatto che lo stimolo elettrico, partito dal recettore periferico, arrivi, sì, perda nei neuroni centrali. Ecco, una delle cose con cui non vado d'accordo anche con neuroscienziati è che mentre io guardo, seguendo la stessa spiegazione, stimolo che va sul recettore, ioni negativi, ioni positivi, stimolo elettrico che va da un neurone a un altro, mentre tutti danno una spiegazione come se questo stimolo dalla periferia vada verso il centro e si perda lì. Dov'è che sono diverso io? Sul fatto che io non penso proprio che lo stimolo di periferico passa da un neurone a un altro, va in neurone cerebrale e si perda lì. No, perché stranamente se andiamo a riflettere sui sogni quando sogniamo, noi di notte vediamo le cose, le sentiamo. Abbiamo delle sensazioni anche di piacere molto potenti su di noi. E allora, come mai? E da dove sono venute queste sensazioni? Da fuori, e le abbiamo accumulate nelle memorie. E per ritornare di nuovo sui sensi, che cosa è successo? Vuol dire che c'è una via d'entrata e una via di uscita. E quando no, i nostri recettori periferici non sono troppo bombardati, dato che i nostri neuroni, che hanno accumulato memorie, e il conoscere e un riconoscere, nella combinazione, la parte più piccola del pensiero sono, è la percezione, queste percezioni depositate in memoria, sono la base anche dei nostri pensieri. E
In questo momento, mentre stiamo pensando, noi stiamo richiamando esperienze che sono nelle memorie. In base a queste esperienze che sono nelle memorie, noi ragioniamo e pensiamo. Non vediamo, eh? Ma se restringiamo il campo della nostra attenzione e abbiamo un solo pensiero, come quando stiamo per addormentarci e ci addormentiamo, quel pensiero lì non è qualcosa di astratto, è fatto di percezione. E la memoria, il ricordo di determinate cose, è fatto di combinatorie di percezioni. Quindi un mio desiderio, prima di addormentarmi, nasce dalle memorie, quindi va a toccare le mie memorie, i miei neuroni, che sono accumuli di combinatorie di percezioni. A quel punto, toccando le percezioni che sono in memoria, ecco lo stimolo, non si perde, lo stimolo periferico che va nel neurone centrale non si perde, riesce di nuovo, anzi direi anche quando percepisco e arriva nel neurone, io dico che la mia percezione di qualcosa di esterno non viene nella via di andata, ma nella via di ritorno. Percepisco, non ho manco consapevolezza di ciò che sto percependo, viene accumulato qui nel neurone centrale quella percezione, quando io vedo e dico che vedo, questa mia visione è il frutto di un ritorno sul recettore sensoriale. In questo libro spiego bene come avviene questa cosa e come vi posso dimostrare per quale ragione questa tesi è vera. Beh, ma guardiamo un po'. I giochi di prestigio dei prestigiatori, dei maghi prestigiatori. Uno dei giochi di prestigio dei maghi prestigiatori è quello di fare delle famose tre coppette. E sotto queste tre coppette ci si mette una pallina di vetro. Il prestigiatore, che sa muovere rapidamente le mani, molte volte fa una serie di giochi che sorprendono lo spettatore. Il gioco che una pallina messa sulla prima coppetta, ci metto la seconda coppetta, ci batto sopra e la pallina, che era della prima coppetta, va sulla seconda coppetta e non c'è altra, c'è solo quella pallina. Ci batto sopra e poi magicamente sotto la coppetta che stava sotto, che nessuno ha mosso, viene fuori la pallina come se fosse passata attraverso qualcosa di materiale dalla prima alla seconda, cioè la prima, quella che avevo in mano, alla seconda, che era ferma, e quindi come se l'avesse attraversata, e troviamo la pallina sul tavolo. Ma un prestigiatore, che può impressionare ancora di più, che fa? Fa diverse volte questo gioco, che è soprattutto un gioco di abilità nell'usare le mani, e quindi di ingannare i sensi dello spettatore, perché in quel caso ha una certa abilità a muovere le mani soprattutto e a non far vedere quello che fa. Ma anche questo c'è da spiegarlo per quale motivo qualcuno non vede o molti non vedono. Ma basta che vi spiego l'ultimo passaggio e potete capire come si possa fare. Beh, molti di prestigiatori che fanno? Usano diverse volte questo gioco, impressionando le persone, però tutte le volte mettono un diversivo in questo gioco e tutte le volte che mettono una pallina e fanno
un esercizio completo, cosa fanno? Beh, prima di fare questo esercizio completo, mettono la mano in tasca, si soffiano il naso e rimettono la mano in tasca. Rifanno gli altri esercizi. Per sorprendere, ci riescono, finito l'esercizio, si mettono la mano in tasca, si soffiano il naso e rimettono la mano in tasca. Terzo esercizio fanno la stessa cosa. Si rimettono la mano in tasca, si soffiano il naso e infilano di nuovo il fazzoletto in tasca. Al quarto esercizio, che sarà diverso da quelli precedenti, al quarto prestigio, chiamiamolo, cosa fa? Ha fatto per 3 volte di metterci una mano in tasca, per 3 volte si è soffiato il naso, per 3 volte ha messo il fazzoletto in tasca. La quarta volta rifà lo stesso esercizio con le stesse coppette una sull'altra, però avviene qualcosa di molto diverso da quello precedente. Mentre sotto le coppette appariva una pallina di vetro, in quest'ultimo esercizio, sotto la coppetta, che il prestigiatore prende in mano, e poi l'alza, appare un limone. Ecco, come è stato possibile? E nessuno ha visto? Perché nessuno ha visto? E come è stato possibile che 10, 20 persone, 30 persone, nessuno ha visto? Come mai? Beh, questo gioco qui? Lo stimolo passa attraverso gli occhi, viene memorizzato, viene riconosciuto, lo ripeto, tum, 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 tum. La quarta volta io faccio la stessa cosa, ma non vado a prendere un fazzoletto più, ma prendo dalla tasca, il movimento è lo stesso. Quindi la memoria riconosce, nel riconoscere, lo riconosce in base a delle percezioni depositate in memoria. Io sto già vedendo. E cosa sto anticipando? Quello che già so. E cioè, che l'altro prenderà un fazzoletto e si soffrirà il naso. Ma stavolta, l'altro non prende il fazzoletto e si soffia il naso. Però ha sollecitato la memoria dello spettatore a riconoscere e a vedere in anticipo, perché questo possiamo farlo, no? Facciamo strategie preventive in anticipo al punto tale da spaventarci di cose che non ci sono, o da vedere cose che non ci sono, come nei sogni. Beh, questa è un'esperienza, la potremmo anche chiamare scientifica della percezione, per dare una risposta a che cos'è la percezione e come mai i nostri occhi non vedono molte volte. O vediamo fischi per fiaschi. Bene. La quarta volta le nostre memorie possono anticipare che io sto facendo la stessa cosa di sempre, cioè mi vado a prendere il fazzoletto per soffiarmi il naso. Però questa volta ho messo la mano in tasca, ho preso un limone che è abbastanza grosso e se uso la mia mano posso ingannare anche con la mia mano che è piccola. Perché l'altro sta vedendo semplicemente quello che ha in memoria, quello che si aspetta, che dà per certo. A quel punto, dato che per 3 volte ho fatto la stessa cosa, che io prenderò un fazzoletto. Posso anche pensare che molto probabilmente quando io ho il limone qui, l'altro vede un fazzoletto, non vede il limone, anche se io non lo copro totalmente con la mano. Dopodiché lo metto sotto la coppetta, sotto il naso delle persone
E tutti sorpresi, tutti dicono: ma come cavolo ha fatto? Come ha fatto, il nostro prestigiatore? Dato che conosce perfettamente le leggi della percezione di come i nostri occhi non vedono e di come i nostri occhi possono vedere fischi per fiaschi. Se danno per scontato che qualcosa è in quel modo piuttosto che un altro. Ragazzi, questa è una cosa importante. Quando le persone sono gelose, e sono disposte ad ammazzare qualcuno, a fare dei casini pazzeschi, e giurano, sui loro figli, su chiunque, su Giove, sulla Madonna, su Gesù, che hanno visto correttamente che l'altro ha fatto, li ha traditi, chiaro? Perché non sono insinceri, stanno vedendo che l'altro sta tradendoci e dato che vedo, io è naturale che mi difendo, perché io vedo, non ho dubbi sulla faccenda ed è naturale che lo posso anche aggredire e fare casino. E se l'altro mi contraddice, penso proprio che sia proprio uno stronzo. Quindi, cosa vi voglio dire? La conoscenza di noi stessi e la conoscenza, almeno di una parte di noi stessi, degli errori percettivi che possiamo fare e di come e del perché di notte noi possiamo, vediamo, sentiamo, percepiamo ciò che non c'è. Che questa stessa esperienza la possiamo fare di giorno, soprattutto quando diamo per scontato, in base alle nostre memorie, e le nostre memorie sono pregne di percezione di quando non ci siamo sentiti amati, sono percezioni. I pensieri non sono acqua, sono percezioni. Le percezioni, il combinatore di percezioni fanno i pensieri, quindi noi percepiamo. Mentre pensiamo, e più importante è la cosa, perché io non voglio assolutamente ripetere e risentire le stesse percezioni di quando mi sono sentito non amato o tradito, ebbene, io rischio di percepire e nessuno mi convince del contrario. E a quel punto, noi ci danniamo l'anima, e facciamo dannare l'anima agli altri. Allora ritorniamo al perché io ho messo come emblematico quel colloquio con questo ragazzo fatto con quella ragazza. Perché per fare un colloquio del genere, con una ragazza, bisogna prima di tutto, avere bene in mente le caratteristiche di quest'organo. Avere bene in mente che lei può prendere fischi per fiaschi. Per cui faccio una scelta, rileggete quello che è stato scritto. Faccio una scelta di lasciarla solo perché sto vedendo che l'altra si è infilata in un sogno. E non sono stronzo, se a quel punto la lascio. È perché non ho alternative io, se voglio aiutarla a uscire da quel sogno. È meglio fare come ha fatto lui, rischiando anche di farsi odiare. Perché fare in quel modo, non entrare nel ginepraio è vero e falso, significa fare una scelta da saggi. Al limite la lasciamo covare sulle cose, poi se proprio ci teniamo, a quel punto l'andiamo a riprendere quando forse è possibile farci intendere, se no, se uno è in un sogno e crede fermamente che io sono un corruziano,
più cerco di convincerla, peggio è, ragazzi, peggio è. Tenete conto dei limiti di quest'organo e tutti quelli che hanno criticato, soprattutto una donna, due donne che hanno criticato il modo di fare di questo ragazzo, beh, tanto sagge non sono, non conoscono, danno per scontato che siamo liberi e ragionevoli, che possiamo vedere correttamente, quindi è chiaro che sono stronzo se sono, se posso vedere correttamente. Ma questo ragazzo vede correttamente che quella non vede più, per cui correttamente è meglio lasciarla sognare, anziché cercare in tutti i modi di svegliarla, perché non si sveglierà, e più ci provo, più non si sveglia. È un atto di compassione nei confronti di quella ragazza, non un atto di crudeltà, ma di compassione. Buongiorno, continueremo un po' così. La scuola sulle relazioni tossiche sta continuando, molti che si erano iscritti si sono riscritti, ci sono altre persone nuove, le modalità sono sempre le stesse, i pagamenti sono sempre gli stessi, salvo qualche eccezione per quelli che erano già iscritti nella prima ora. Quelli che si riscrivono avranno qualche agevolazione. Va bene? E nel giorno di Mercurio, che è un dio ingannatore, il primo inganno l'ha fatto Mercurio, ha ingannato lo stesso Apollo. Mercurio è il dio del pensiero soggettivo, che può diventare un pensiero così convincente da prendere come oggettivo ciò che penso, quando è semplicemente un qualcosa che viene da dentro e non da fuori. Buongiorno, e questa è una cosa che dobbiamo capire di quest'organo, fino a quando la nostra mente umana non ha studiato a fondo le caratteristiche di quest'organo, soprattutto dal punto di vista percettivo, perché dal punto di vista della durata non è tanto complicato, che non posso prima saper può fare, ma dal punto di vista percettivo è molto più complicato. Fin quando la mia funzione umana non conosce a fondo quest'organo su due punti fondamentali, che non posso prima saper può fare, e che soprattutto i miei sensi non sono affidabili, e che io rischio di vedere ciò che non c'è, ma di vedere, di sentire, come quando nei sogni sento e vedo e non c'è nessuno, e posso avere anche un orgasmo di notte e non c'è nessuno, ricordatevi questo. Solo allora possiamo fare un ragionamento critico. Infatti il ragionamento di questo ragazzo con quella ragazza ha un fondamento critico, mentre quelli che hanno criticato questo ragazzo, il loro ragionamento è acritico, cioè non tiene conto dei limiti di questo organo. Buon pomeriggio e speriamo che questa nuova avventura vi possa garbare. Io proseguirò lungo questa strada per un po', ma renderò solo proprio quando mi manderete a quel paese. Buon pomeriggio.